mandato una mail e gli dicevo, voi avete la posta certificata, a che cosa serve questa posta certificata se non ricevete le mail, le vedi mate, le leggete, e dove io ho chiesto conferma? Ho capito, però se io ho mandato sia al protocollo sia al sindaco, come mai nessuno mi ha dato conferma? Ma allora, una domanda, il modo corretto per chiamare un sindaco, qual è? Una conferenza stampa e l'ho fatta, e la televisione e c'è stata, e le mail ci sono state, le chiamate c'è state, io come mi devo rivolgere? Non è, io ce l'ho i documenti che vi consegnavo questa sera. Allora fate una cosa, venite, quando, allora fate una cosa, quando siete alle mezze passate da me e vi do il documento. Allora, no, allora, signor sindaco, non era il fatto della presenza, il fatto è che c'è un problema grave e se ne discute, no, della presenza. Questo è il fatto dell'incontro, non sono solamente presenza. Allora, se io, a me mi serviva la presenza. Ma io non ce l'ho con lei, ma io mi sto solamente spiegando, scusate se sto usando questo tono, però non è il fatto dell'incontro e della presenza. Ho capito, ma questo qui è uno di quelli più urgenti e più necessitati. Allora, a un certo punto, signor sindaco, se vostra moglie la mettono su un'ambulanza e metti caso che la mandano a Messina e magari su questo tragitto c'è il maltempo, uragani, cose, e questa ambulanza va fuori strada e... Quindi non è un problema primario questo. Prego. Oh, ci vediamo. Allora, va bene. Ciao. No, non sono aggressivo, signor sindaco. Non sono. Signor sindaco, stavo spiegando una cosa. Ci troviamo stasera alla Grand Hotel Lamezia, e dove c'è, doveva essere l'incontro con i sindaci, ma purtroppo non si è presentato nessuno quasi, solamente l'assessore del nostro sindaco di Lamezia Terme, Milano Liotta, e questa sera è venuto anche il nostro amico Stefano Coratto. Stefano, vuoi dire qualcosa? Allora, intanto Francesco, ti ringrazio perché hai mosso un sacco di persone, hai mosso la sensibilità di tanta gente per questa iniziativa. La tua voglia di portare avanti il progetto è qualcosa di encomiabile. Credo che avremo bisogno di cittadini così, cittadini che si facciano carico delle proprie problematiche del territorio e che coinvolgono i sindaci, le amministrazioni, tutti quelli che sono preposti a fare il bene pubblico. Io onestamente sono rimasto malissimo al venire qui e non trovare la partecipazione richiesta. Il problema dell'ospedale di Lamezia è un problema che non riguarda solo Lamezia Terme, ma riguarda tutto l'Interland, e piano piano nel silenzio si stanno perpetrando delle manovre che lo vogliono spogliare di tutto, spogliare di qualunque tipo di autonomia come servizio pubblico, probabilmente a vantaggio di quello privato, a cui noi ormai ci stiamo inchinando, gli interessi privati prima di quelli pubblici. L'iniziativa era lodevole, è lodevole, e la risposta della politica in questo caso è chiaramente quella che noi ci aspettiamo. Sono assenti, non interessano i problemi dei cittadini, non interessano i problemi che riguardano i territori, interessano solamente e esclusivamente poltrone, incarichi e divisione di potere. Infatti ero pronto a questo clamoroso capo, ma che non si intenda un capo che mi arrenderò facilmente, andrò sempre avanti al fine di
raggiungere l'obiettivo, perché la vita è fatta di obiettivi e la vita non finisce con oggi o con domani. La vita è la vita e la vita si continua sempre, e quindi finché c'è vita c'è speranza, c'è lotta, e noi ce la faremo. Io una sola cosa mi sento di dirti: la voglia di combattere non ti deve passare, perché è chiaro che ci tieni in vita e ci dà la forza di continuare. Però sono come te, un cittadino stanco dell'indifferenza, dell'apatia che hanno i cittadini lametini, ma i cittadini italiani in generale. Io da quando mi sono affacciato alla politica mi sono reso conto che il cittadino è disilluso, è disinteressato alle problematiche, si interessa solo del proprio orticello, delle proprie problematiche per quanto riguarda la famiglia, gli interessi personali. Io devo dire la verità, sono deluso dal cittadino, perché sì, è vero che c'è il voto comprato, il voto di scambio, il voto clientelare, quindi c'è tanta gente che vota e porta consenso a questa gente perché ha un tornaconto, però è anche vero che non può essere tutti i cittadini, non devono essere tutti i cittadini così, non possono essere. Quindi se il cittadino veramente alza la testa e dice: io mi riprendo in mano il mio diritto al futuro, il mio diritto a sperare in qualcosa che cambi, veramente questa gente non la vediamo più, non la vediamo più, Francesco. Abbiamo bisogno di gente che come te, come tanta ce n'è, si interessa della politica, ma non per un interesse personale, per un tornaconto. A me non mi interessa questa battaglia, farla con il Movimento 5 Stelle o farla al di fuori del Movimento 5 Stelle, a me interessa farla da cittadino, e io sono grato di aver conosciuto e aver potuto frequentare una persona come te, che si sta impegnando senza nessun fine personale per un interesse collettivo. A questo dovremmo mirare tutti, perché la politica serve a questo, serve a interessarsi dei problemi degli altri. Esattamente, poi io voglio aggiungere una cosa: il fatto del lavoro, questo lavoro è finito, come l'abbiamo inteso da questi 40 anni, 30 anni, il lavoro adesso si deve rifare, riprogettare, il lavoro bisogna fare un qualcosa, correggimi se sbaglio, fare un qualcosa che noi dobbiamo lavorare il meno possibile e dare il massimo rendimento. Invece che cosa facciamo? E faccio sempre la solita battuta, la battuta che una volta un panettiere faceva 10 pani, per soddisfare 1000 abitanti ci servivano 100 panettieri. Come mai oggi un panettiere fa 1000 pani e ancora lavora 12-14 ore al giorno e non ci riesce più a soddisfare i bisogni che una volta un panettiere soddisfava con solamente 10 pani? Come mai queste cose? Io non mi spiego questa cosa qui, come funziona. Guarda, la logica della globalizzazione ha cambiato le concezioni del mondo, del lavoro, del mondo del business in generale. È chiaro che viviamo in un contesto storico dove non possiamo paragonarci a 30-40 anni fa. Abbiamo fatto dei passi, alcuni sono stati importanti e indispensabili, il progresso ci ha portato sicuramente delle migliorie. Il vero cambiamento però deve essere mentale, noi dobbiamo pensare di migliorare il nostro stile di vita, non migliorare solamente la disponibilità dei servizi, perché i servizi che noi abbiamo, se però non li possiamo sfruttare, perché il tempo che ci resta è pochissimo, lavoriamo per pagare sempre qualcosa di effimero, di inutile poi alla fine. No, è sempre ripetitivo, tipo lavoriamo per esempio pagando la bolletta della luce, no? Ogni volta paghiamo ogni mese un tot e per un anno fa uno stipendio. La realtà è una, Francesco, abbiamo un problema grosso. Il problema grosso è che noi ci stiamo impoverendo pur lavorando tanto. Esattamente. Ci stiamo impoverendo sia come culturalmente, perché ci stiamo moralmente, ci stiamo impoverendo di questo. Ormai non c'è più il rapporto tra le persone, ma c'è il rapporto soprattutto virtuale. Pensiamo che una stretta di mano possa essere sostituita da un mi piaci, una serata insieme a degli amici possa essere sostituita con un hangout oppure con una videoconferenza. Sono cose diverse, ma oltre a questo noi ci stiamo spingendo nella direzione dove, oltre a lavorare per vivere, stiamo lavorando anche per pagare quello che non abbiamo. Noi stiamo lavorando per pagare debiti che non possiamo pagare,
che non sono stati fatti da noi e che oltretutto prima o poi ci ricadono sulle spalle. Ma quello che a me, diciamo, lascia perplesso è il fatto che tanti di questi nostri cari politici, no, se non hanno la forza di pagarsi un caffè, come fanno a versare i miliardi del debito pubblico? Guarda, sul debito pubblico io ho studiato e ho letto tante cose. Noi stiamo andando incontro a un declino, il burrone noi l'abbiamo già superato, siamo già caduti dentro il burrone. Il debito pubblico non lo ripareremo mai, il debito pubblico sta generando... No, il debito pubblico genera degli interessi, questi interessi che noi stiamo pagando sono... No, caro Francesco, il problema è che questi interessi sono interessi che spettano solamente a delle lobby. Noi siamo convinti che la Banca d'Italia, il BCE, siano banche private, che siano banche pubbliche, quando invece sono private. Quindi gli interessi che noi stiamo pagando come Stato stanno impoverendo i cittadini e stanno creando beneficio solo a pochi privati. E considerato che il 40% del capitale mondiale, delle disponibilità, delle risorse delle aziende mondiali è in mano a 140 persone, per cui stiamo parlando veramente di una differenza di modus di pensare completamente diverso. Noi il debito pubblico non lo ripagheremo mai, però stanno facendo un'operazione e io sfido chiunque a smentire questo. Noi abbiamo risparmi perché il popolo italiano, noi cittadini, siamo stati dei grandi... No, ancora peggio. Noi come cittadini abbiamo avuto una grande propensione al risparmio negli ultimi 30 anni, fino agli ultimi 20. E quindi avevamo disponibilità in risorse economiche altissime. Poi che è successo? Con l'avvento dell'euro, il nuovo sistema monetario per cui noi oggi paghiamo gli interessi, veramente dal 1981, quando la Banca d'Italia è stata privatizzata, gli interessi ormai non li paghiamo, la moneta non è più disponibilità dello Stato, ma è disponibilità delle banche. Adesso noi stiamo in una situazione dove i soldi che abbiamo messo da parte negli ultimi 20 anni, 30 anni, li stiamo utilizzando per tirare la cinghia e per campare. Cioè io sfido qualunque piccolo imprenditore a dire io non ho chiuso perché avevo dei soldini da parte, sfido qualunque pensionato, sfido qualunque persona a dire io sto tirando avanti perché avevo qualcosa. Bene, questo qualcosa si chiama risparmio ed era un risparmio che superava il debito pubblico. Ancora oggi ne abbiamo una disponibilità perché è calcolata che abbiamo delle cifre, abbiamo una cifra che è superiore al debito pubblico, la stiamo piano piano utilizzando per tirare a campare quelli che hanno ancora la possibilità di farlo, quando non li avremo più l'euro sarà finito. Quindi da questo punto di vista noi il declino è già iniziato e non lo stiamo fermando solo per questa disponibilità. Si vede anche a livello locale. Ogni giorno chiudere, diciamo, oggi si tratta delle aziende del TIN e del centro trasfusionale, domani di che cosa si tratterà? Tutto quello che è pubblico verrà sostituito dal privato. Tu cittadino avrai necessità di servirti di qualsiasi cosa pagando e utilizzandola dai privati. Anche l'acqua, che noi vogliamo come bene primario, che è un bene primario per il popolo, non può essere un bene a pagamento. Noi lo paghiamo e lo stiamo privatizzando. Certo, noi non mica paghiamo il costo dell'acqua, noi paghiamo il costo che c'è per mantenere la gestione di quell'apparato che lo gestisce e l'utile all'azienda che lo gestisce, perché non paghiamo il costo dell'acqua e delle bollette. Poi discorsi sulle bollette dell'acqua, che non ci sono, che ci sono perdite idriche, che il sistema delle condutture in Calabria è fatiscente, che andrebbero ammodernati. Quello è un altro aspetto, però noi potremmo garantire l'acqua come bene pubblico e gratuito, certo. Potremmo garantirlo, non invece lo stiamo privatizzando, dando in mano in gestione a privati l'acqua. I trasporti, perché i trasporti sono privati o sono pubblici? Sono privati e pubblici, perché quelli pubblici spesso e volentieri non funzionano e avvantaggiano quello privato, il quale ha un'entrata da parte della regione, da parte degli enti, ok? E in più c'è l'aggravio sul tuo biglietto, perché tu devi pagare un biglietto per prenderlo, quel pullman, quel treno, quel servizio. Quindi i servizi stanno spostandosi dal privato, dal pubblico al privato. Nel momento in cui sono nelle mani del privato, fanno il bello e il cattivo tempo. Decidono loro quanto deve costare e se tu hai la possibilità di pagarlo lo paghi, se no non lo usi. Se non sei fuori da qualsiasi logica. Assolutamente. Ma diciamo, io voglio dire,
c'è solamente un'economia, diciamo, deve essere solamente una questione di soldi la vita, o deve essere la vita una questione umana? Dovremmo tornare indietro, ed è difficile, però potremmo cominciare a fare quel percorso virtuoso che ci dia la possibilità di capire quali sono le nostre priorità. Le nostre priorità non sono l'utile, non sono il guadagno, ma è lo star bene. Oggi abbiamo persone che vivono 20-30 anni in più rispetto a 40 anni fa, la qualità della vita gli permette di vivere di più, ma probabilmente tra 20 anni i nuovi quarantenni, i nuovi cinquantenni saranno tutti ammalati. Saranno tutti ammalati perché abbiamo inquinato tutto, abbiamo inquinato il mare, abbiamo inquinato la terra, per cui noi avremo territori dove andremo a coltivare i nostri prodotti da mangiare, o dove il nostro bestiame andrà a mangiare, che mangeranno prodotti inquinati, e quindi ci ammaleremo tutti di cancro, e scopriremo che avremo trovato la cura per il cancro, e probabilmente quella cura ci costerà tanti di quei soldi, per cui lavoreremo per curarci di un cancro che ce lo stiamo provocando oggi. Oggi noi ci stiamo provocando un male che tra 20 anni ci dovremmo curare con le industrie farmaceutiche che ci venderanno il prodotto. Ne vorrei sapere se tutta questa gente, no, se non si fa l'esame di coscienza, non ha figli, non vede al futuro, questo qui proprio non mi riesco a capacitare, è quello che fa più male, è l'indifferenza che sto vedendo. Io non riesco a capire come si può, come ognuno si può voltare dall'altra parte e fare finta che le cose non succedano. Allora, io ti devo dire la sincerità, mi sono dato due tipi di spiegazioni. La nostra classe politica, secondo me, è composta da due gradini. Un gradino che è consapevole e quindi decide consapevolmente di strangolare il popolo italiano e il cittadino. È un'altra che non è vastissima, però non è nemmeno limitatissima. E invece c'è una sottoclasse di politica che, oltre a non essere informata e quindi non capire quelli che sono i reali problemi del nostro paese, ok, è succube di quel sistema, per cui se il politico che ti sta sopra ti dice che quella problematica tu non la devi affrontare in quei termini, loro non sono politici, cioè che fanno il bene della cosa pubblica, gestiscono la cosa pubblica e quindi fanno il bene ai cittadini, ma sono politici che ci tengono alla prossima rielezione, alla prossima poltrona, e sanno che se il loro politico di livello superiore non gli dà il benestare, loro hanno finito di fare quella vita politica, per cui sono, tra virgolette, ignoranti, nel senso che ignorano, che non conoscono, e quelli che conoscono non possono permettersi di alzare la testa. La differenza che c'è tra me e un politico è proprio questa: io la testa non la devo abbassare, perché io la testa l'ho alzata e continuerò ad alzarla sempre. Finché io avrò la possibilità di alzare la testa, lo dirò apertamente a tutti quelli che sono i nostri mali e come si possono curare. Alcuni li ascolteranno volentieri, altri no, ma non fa niente, io devo farlo. Quello che mi sento di fare è proprio di lanciare un appello verso tutti, a dire di, a svegliare una consapevolezza che ormai è venuta a mancare. In questo momento io vorrei dire tanto, però non trovo esattamente la parola. Tu hai un appello da... Guarda, l'appello mi sa che cadrà nel vuoto. Io credo che la tua voglia di partecipazione, di fare del problema dell'ospedale un problema di tutti, perché chiedere le firme in tutti i comuni, cioè tu ti sei impegnato a chiedere le firme non solamente sul corso principale o davanti all'ospedale, no, ti sei spostato su Crotone, su Vibo, su Nocera, su Falerna, su Martirano, cioè ti sei spostato in tutti quei comuni che comunque avevano questo interesse nell'ospedale di Venezia. La risposta che hai avuto oggi è la stessa risposta che sta avendo il cittadino di fronte alle istituzioni. Lo zero assoluto. Io sono sicuro che questa tua voglia di partecipare non deve fermare, devo sperare che questa tua voglia di partecipare non si fermi, perché abbiamo bisogno di gente come te che continui a pressarli. Posso però dirti che se non cambiamo questa classe dirigenziale, questa classe politica oggi, e lo dico indistintamente, non ne faccio una questione di colore o di maglia, ma di persone, se non li togliamo dai loro posti, probabilmente tutti gli appelli che verranno dai cittadini saranno appelli al vuoto.
Diciamo, io mi sento, diciamo, ho sentito tante cose, mi hanno detto tu sei solamente un cittadino, però io non mi reputo un cittadino, io mi reputo parte inglobante di questa situazione. E, diciamo, io vivo una vita, diciamo, quando sono nato e sto vivendo una vita. Allora, perché mi devono mettere un titolo? Un titolo, tu puoi ragionare, tu non puoi ragionare. Da cittadino ho il diritto di esprimere una mia idea. Allora, è sacrosanto intanto il diritto di esprimere la tua idea, è sacrosanto il diritto che il diritto di pretendere dal politico che ti ascolti, e quindi oggi la dimostrazione che ad il politico non ti ha ascoltato, ma è sacrosanto il fatto che il politico non è politico solo per il titolo, è politico perché si interessa delle cose che gli chiedi tu. Il politico è scelto da te. Francesco, l'hai scelto tu il politico. Adesso voglio dire, non tu personalmente, tu cittadino hai scelto il politico. E se lo hai scelto è perché ti fidavi di lui, perché se eri sicuro che quello che ti prometteva poteva essere mantenuto. Oggi invece abbiamo tutt'altro. Io mi sono accorto una cosa. Mi sono accorto questa cosa, che ogni volta che ci sono le votazioni ti fanno vedere i castelli campati in aria, ti fanno vedere i ponti dove non ci sono i fiumi, ti fanno vedere un mondo bellissimo. Il giorno dopo delle elezioni questo mondo si chiude. Si chiude con, e le persone che ti promettevano tutte quelle cose spariscono nel nulla. E poi si ripresentano dopo 5 anni. Come mai? Oggi stringono la mano a tutti i politici perché hanno bisogno del voto per essere eletti. La spiegazione è semplice: sono distanti, sono lontani. Cioè, loro del problema dei cittadini non lo avvertono. Guarda, io ho fatto l'altra volta un esempio a una persona, ok? Noi abbiamo tanta gente che muore di fame, tanta. In Africa abbiamo bambini che muoiono di fame, denutriti, ok? È vero, se io ci penso in questo momento preciso della mia vita, mi vengono i brividi, mi scende la lacrima. E quindi mi pongo il problema. Certo. Ma nel momento in cui cambio il discorso, mi giro dall'altra parte e parlo con qualcuno, io del bambino che sta morendo in Africa, me ne sono dimenticato. E se io mi dimentico del bambino che muore in Africa, il politico si dimentica di te che stai chiedendo aiuto per la TIN, per tuo marito, per tuo padre, per tua mamma, per il vicino, per la scala, per la buca, perché loro stanno pensando ad altro. Hanno perso il contatto col bambino che muore di fame, che gli deve stare sempre con la mano vicino a dire: ehi, ricordati di me, perché se io ho un bambino che sta vicino a me e mi tira con la manina e mi dice ricordati di me, io non me lo posso dimenticare che in Africa ci sono bambini che muoiono di fame. Questa è la verità, è che noi, tolta l'immagine del bambino che muore di fame, che guardiamo, ci dispiaciamo, ci costerniamo e siamo disposti in quell'istante anche a toglierci un rene per quel bambino che muore di fame. Girato lo sguardo, quel bambino non c'è più per noi, invece c'è. E poi un'altra cosa ti volevo dire, come mai io mi sto occupando di tutte queste cose qua, sai che c'è un dispendio proprio di tutto quello che sto realizzando, no? Però è limitato con un costo che si aggira dalle 10, 20, ma ti dico, se ti dico che ho speso 50 euro ti dirò una bugia, perché ho speso molto meno per fare un mese di sta lotta. Come mai tutte le strutture hanno bisogno di tutti quei fondi su fondi? Ognuno che mi vede mi dice: ma qualcuno ti appoggia, qualcuno ti dà te. No, ci dico io, non mi serve nulla. Come mai questa cosa qua? Allora, tu parli con uno che fa attivismo, quindi si impegna nell'attività della mia città, del mio comune, della politica in generale, in maniera del tutto disinteressata e gratuita, con un movimento che oltretutto rifiuta qualunque tipo di rimborso elettorale, qualunque. Noi abbiamo un impegno etico nel quale, oltre a dichiarare alcune cose che faremo, quindi gli importi che prenderemo, che li mettiamo nero su bianco e lo decidiamo prima, ci impegniamo anche a non spendere determinate cifre per fare la campagna elettorale. Quindi io so perfettamente che volendo si può fare una politica a basso costo. Il problema è che questa politica che facciamo noi non è la stessa di quella che fanno loro. La politica che faccio io è quella che fai tu, quella del cittadino, quella del basso. Quella che fanno loro, quella che fanno i politici, non è quella del cittadino, è la politica degli interessi e delle lobby. Hanno bisogno di questi soldi, hanno bisogno perché devono pagare i voti che prendono, perché non ci dobbiamo nascondere dietro un dito.
i voti, molti voti che prendono determinate persone sono voti comprati, hanno bisogno di reclamizzarsi e pubblicizzarsi a dismisura perché hanno bisogno del consenso anche di gente che non li conosce, perché poi la vita politica di una città, di un paese, è vero che ci risulta tutti i giorni quando viviamo in quella città, in quel paese, ma è anche vero che c'è tanta gente che non gliene importa nulla della politica, è completamente distante dalla politica. La politica si interessa di lui comunque, perché i soldi nella tasca glieli va a prendere, però molta gente non è interessata, quindi hanno bisogno di pagare le strutture, di tenersi buona quella gente che sta intorno a loro, che gli crea consenso e che gli porti denaro. La politica si può fare senza soldi, noi l'abbiamo dimostrato. Tu ti sei mosso nello stile 5 Stelle, te lo devo dire francamente, che è lo stile un profilo basso, un impegno per un progetto. Noi vogliamo questo, vogliamo che la gente, che il cittadino sia attivo. Cioè, non ti posso negare il fatto che mi è arrivato un forte messaggio da Beppe Grillo, perché a un certo punto io ho capito che Beppe Grillo ha parlato di tutto lo sciabolo umano. Non lo so, di questo qui me lo puoi confermare, penso, no? Ha parlato di qualsiasi tematica e mi ha aperto, ti posso dire personalmente che ne sono grato e lo ringrazierò come secondo padre per il fatto di quanto mi ha insegnato e di quanto mi ha messo la curiosità di conoscere qualsiasi cosa, mi ha dato l'amore della conoscenza. Allora, Grillo, perché molti lo definiscono un comico, tutto io penso è... che sia un atteggiamento e un termine totalmente sbagliato, perché i comici, ricordiamolo, ti stavo chiedendo. Un attimino, i comici, ricordiamolo, per fare i comici hanno bisogno di una grandissima intelligenza. Allora, sbaglio? Assolutamente, ma per far ridere sicuramente, per fare il comico non lo so. Per quanto riguarda Grillo, ha dimostrato, non con le chiacchiere che fanno gli altri, con poi, dati certi. Una domanda. Aspetta, poi, che finisco questa cosa, sì, che è importante. Sì. Con dati certi, che tutte le sue affermazioni non erano campate in aria, non erano fonte di ispirazione personale. Infatti, ho verificato parola per parola di Grillo e non ho mai trovato un dato che non è stato. Guarda, io non verificato. Io non l'ho mai. Assolutamente, provato. Assolutamente. Ha parlato del bond, del crack di Parmalat, del bond argentini, di Monte dei Paschi, della Telecom. Lo sapeva da prima perché aveva capito e studiato le carte. Noi invece lo continuiamo a additare come un comico che sta gridando nelle piazze. Oltretutto mi pongo la domanda, ma chi deve, come può un cittadino indignato, un cittadino stanco di questa politica, di questo modo di gestire la vita pubblica, non indignarsi e non gridare? Qualcuno che mi dice, ma perché grida? Non dovrebbe gridare, dovrebbe gridare di meno. Io penso che se ognuno di noi avesse la possibilità di esternare la rabbia che abbiamo dentro, perché tutti di noi ne abbiamo, avesse la possibilità di esternarla come fa lui, io non credo che parlerebbe sottovoce. Ma poi un'altra cosa te la volevo fare capire, e te la volevo dire. Insomma, mi hanno detto che la petizione non serve. E questa petizione, tu ricordi i costi di ricarica su quando si andava a fare la ricarica sul telefonino? Lo ricordi? Sì, costava 2 euro. 2 euro, 5 euro, 10 sì, euro, sì, ti sì, ricordi? Sì. È stata bloccata con una petizione. Io ho firmato quella petizione. Sì. Con un numero di non mi ricordo quanti, che in questo momento dirò sicuramente una cavolata. Oggi voi pagate il costo di ricarica? Tu lo paghi stesso? No, è stata grazie a una petizione. Quindi come mi fanno a dire le persone che la petizione non ha valore? Allora, nella nostra Costituzione la petizione è solamente la raccolta firme, cioè la dimostrazione che tanta gente è interessata al problema. È qualcosa che viene buttato nel dimenticatoio. Abbiamo l'articolo 71 che stabilisce proprio questo qui, il fatto di all'articolo 31 e 71, dove dice che un cittadino può fare petizioni a livello sociale e collettivo, dove muovi dei problemi di tutti. Personalmente, qualunque petizione, quindi qualunque iniziativa che porta l'interesse di qualcuno ed è sottoscritta da tanta gente,
legge o non legge va presa in considerazione, perché se me lo chiede, se lo sta dicendo il cittadino che ha un problema e vuole capire qualcosa, non mi interessa stabilire se la legge me lo consente o non me lo consente di prendere in considerazione quella petizione. Io, se sono un amministratore consapevole di quello che sto facendo, quindi di amministrare l'interesse degli altri, prendo in considerazione che possa venire tu con 500 firme, con 100, con 200. Chiaramente ci sono problemi che vanno valutati di volta in per volta, ma non si può chiudere le orecchie perché dice la petizione non serve. Assolutamente non è così. E poi mi hanno detto anche che questo qui, su questo tema, ho convocato questo incontro con i sindaci e qualche sindaco mi ha anche detto ma i problemi ce ne sono tanti. Secondo te è possibile paragonare tutti i problemi? Sono il dolore è sempre dolore e lo sappiamo, però è paragonabile qualsiasi altro tipo di problema a questo specifico problema secondo te? Non c'è una graduatoria dei problemi, te lo dico francamente. Questo è un problema annoso che riguarda la sanità della Metina e riguarda tantissima gente. Che ci siano altri problemi sono sicuramente ne siamo consapevoli perché non ci mancherebbe altro. Rispondere che questo non è un problema non è un problema, è un problema di secondo conto, di secondo ordine, e probabilmente lui ha altri problemi più importanti, magari poi te lo dirà in privata sede, ti scriverà, ti dirà perché non te l'ha potuto venire, come non sono potuti venire tutti gli altri sindaci che sicuramente hanno avuto tanti problemi. Ma io posso capire che un solo individuo abbia un problema, ma che lo abbiano tutti, io mi metto un pochettino non so in quale panni. Francesco, non vengono perché sei un cittadino. Se fossi stato un politico sarebbero venuti oggi. Se tu fossi stato un personaggio pubblico, ma io vorrei sapere, ma venuti. Tu stasera, se vai alla presentazione del libro di Tizio e Caio, ok, magari trovi il prefetto, il magistrato, il sindaco, gli assessori, trovi tutti a fare bella mostra di se stessi in un ambiente dove non c'entrano nulla oggi. Nella stessa giornata in cui tu gli hai chiesto un incontro per venire a parlare di un problema che dovrebbe essere di loro competenza. Quindi, Francesco, se non li mandi via, se non li mandiamo via quelle persone, noi queste petizioni, questi incontri li faremo al vento. Perdona, io te lo dico francamente. Va bene Stefano, ti ringrazio per la tua presenza. Almeno mi dimostri che non sono solo in questa battaglia. Non sei allora, ti ripeto, non sono qua. Ti ripeto anche io, ho visto tanta partecipazione oggi e tante persone non sono venute anche della cittadinanza perché mi dicono che sono anche con tutto questo lavoro che ci opprime, diciamo, non possono essere presenti, anche se tanta gente voleva essere presente. Ho visto manifestazioni di affetto da persone sconosciute nei miei confronti, che questo qui mi riempie il cuore e mi fa andare avanti, mi dà la gioia di fare questa cosa. Infatti un signore che io non conoscevo mi ha detto: quando riusciremo a vincere, a portare un'altra volta il centro d'ottimo trasformazionale effettivo, mi ha detto vieni che facciamo una festa con mio cognato, contentissimo. Mi ha detto per me è un onore averti, mi ha detto. Francesco, questo qui mi riempie il cuore. Io la cosa che ti posso dire, continua a tenere la carica, perché questa carica è indispensabile. Perché certo, se ti scarichi pure tu, se si scaricano i cittadini che vogliono cambiare qualcosa, non cambia niente. Grazie. Tante grazie. Sono con la nostra amica Milena e ti ringrazio per il fatto che sei venuta e non ti sei tirata indietro. E se sei qui significa che c'è una vostra risposta ed è molto forte. Per me è un segno che per me in questo momento mi tocca veramente il cuore, perché a un certo punto io ho bisogno di animo prima di tutto. Diciamo, una volta è un qualcosa che viene dopo. Prima di tutto c'è il mio animo. Se sono qui significa che ancora l'animo mi è rimasto. Significa che ancora è vivo. E mi stai, diciamo, come mi hai detto, sei l'assessore delle politiche sanitarie solamente da pochissimo, neanche un paio di mesi, no? Sì. Voi. Allora, io intanto sono io che ti ringrazio a nome dell'intera collettività, perché sicuramente tu hai dimostrato di avere un senso civico molto sporcato, di avere molto a cuore le questioni che riguardano i problemi
più grandi della nostra città, che in questo caso riguardano la sanità, il team, il centro trasfusionale, ma che riguardano ciascuno di noi indistintamente. Quindi sono io che ringrazio te e soprattutto ti chiedo di mantenere sempre vivo questo tuo spirito, come l'hai chiamato, questa tua passione, questa tua tensione sociale, tensione che purtroppo invece in molte persone giovani come te si è completamente spenta, si è smarrita, e penso che noi come politici abbiamo grosse responsabilità. Quindi la mia presenza qui è un atto dovuto, diciamo. Io intanto sono venuta perché ho un dovere istituzionale e ho rispetto dei cittadini, soprattutto di quelli attenti e di quelli che come te si prodigano per il bene comune. Poi, se vogliamo invece entrare nel merito di questa questione, diciamo che oggi purtroppo tu non hai avuto una risposta corale su questo purtroppo tema. Mettiamoci il cattivo tempo. Me l'aspettavo, qualcosa simile. Mettiamoci proprio il problema dell'allerta meteo, insomma, impedimenti vari che i sindaci possono comunque avere. Il sindaco della città della Mizzetta, sì, Gianni Speranza... Posso capire, un solo sindaco, magari 10 sindaci, ma tutti, dai, secondo me questo c'è un dato qualcosa che non va. Cioè c'è un chiaro segnale, non so se tu l'hai percepito questa cosa. C'è un segnale che va in questa direzione. Allora, la disaffezione nei confronti della politica, alla fine non riguarda soltanto gli elettori. Cioè, i politici non siamo una cosa distinta dal corpo amministrato che sono i nostri cittadini. Ma purtroppo c'è una sorta anche di commistione, quindi questa scarsa sensibilità dei politici è la stessa scarsa sensibilità dei nostri concittadini. Cioè, alla fine la politica non è altro che lo specchio della società. E quindi questo atteggiamento, diciamo, non fa che confermare questa frantumazione sociale dove i ruoli non sono più rispettati. Non so se sono stata chiara, nel senso che chi fa politica dovrebbe avvertirla, quella tensione che tu avverti come cittadino, come spinta quotidiana, naturale della propria attività, capito? Quindi non ti puoi sottrarre, non ti devi sottrarre, perché altrimenti vieni meno anche a quel mandato fiduciario che i cittadini ti hanno dato, perché i cittadini innanzitutto vogliono essere amministrati. Infatti, quindi ti danno una fiducia. Mi sembra che c'è un articolo della Costituzione dove dice che l'eletto deve seguire le leggi della Costituzione, deve andare contro. Certo. E quindi io vorrei sapere se a un certo punto io, che sia di destra, che sia di sinistra, che sia di, diciamo adesso c'è il Movimento 5 Stelle, o come figura che non si deve individuare né di destra né di sinistra, a un certo punto qualsiasi esso sia il candidato che poi andrà a essere eletto, anche se io vedo, sono di uno schieramento politico diverso da chi va, è sempre lui che deve amministrare, certo. O non solamente chi va, diciamo, gli dà il voto, certo. Diciamo, l'articolo della Costituzione dove sancisce veramente questo diritto che dice che il rappresentante del, come si dice, il rappresentante della collettività, della collettività, della politica, fanno carico a tutti i politici, a tutti i cittadini. Cittadini. Certo, è normale, quindi la risposta deve essere universale, diciamo così. Però il problema da noi è ancora più grande, perché è un problema di natura culturale. Noi dobbiamo cercare, fare una battaglia culturale. Sì, noi dobbiamo cercare di modificare il nostro atteggiamento culturale. È una battaglia difficile, è una battaglia lunga, che richiede tempo, richiede impegno, richiede sacrificio. Quindi anche questo tuo di oggi è, diciamo, un grosso sacrificio, perché dietro all'organizzazione di questa iniziativa tu ci hai messo il tuo tempo, certo, le tue risorse, penso anche economiche, perché hai dovuto impegnare una sala, la tua, come ti voglio dire, voglia di dare un contributo propositivo, costruttivo, ad un problema grande e grosso. E quindi vedi, questi sono elementi che dovrebbero appartenere un po' a tutta la società. Te lo dico con il cuore, è proprio un atteggiamento mio personale che ho assunto, che mi permette di sentirmi vivo. Quindi libero pure. È soprattutto libero. E questa è una, come dire, una di quelle sensazioni nella vita, no? Che non apprezzo. Uno potrebbe spendere qualsiasi cifra al fine di mantenere veramente questa sensazione, no? Di libertà, di capacità di affermare anche le proprie idee, se stesso, certo, la propria identità. In nome di questo messaggio, che è molto bello ed è molto positivo, io come assessore alle politiche sanitarie di questa città, e a nome anche naturalmente del sindaco Gianni Speranza, ti confermo la nostra vicinanza, diciamo, la nostra condivisione
soprattutto, e il fatto che insieme possiamo continuare questa battaglia, dobbiamo continuarla. Infatti, se ho fatto l'invito a tutti, era rivolto veramente a tutti, e diciamo, io non sono andato a guardare un sindaco i colori politici, no, hai fatto bene. Non mi interessa questa cosa, e l'ho manifestata, penso, e invitando tutti. Queste e cercando sono questioni di... che, come tutte le questioni che riguardano la politica, non hanno un colore. Esattamente. Dovremmo iniziare a svestirci. Poi, Milena, mi è stato detto che, diciamo, facendo un giro di telefono prima, e mi è stato detto che questo qui, io ho detto che era un problema, e mi è stato risposto che ce ne sono tanti problemi. Secondo te questo qui è un problema, diciamo, i problemi sono tutti problemi, certo. Ma questo qui è un problema secondo te paragonabile ad altri? Allora, questo è sicuramente uno tra i problemi che riveste una posizione prioritaria, sicuramente, ti dico anche con grande semplicità perché. Perché questo riguarda il bene assoluto della vita, che è la salute, certo. Che è la salvaguardia, quindi... Ma soprattutto quando si parla di bambini, di neonati... Sì, ma non solo, perché anche il centro trasfusionale svolge un'attività importantissima che ha ricadute su tutti, sui neonati, sugli adulti, sugli anziani, su chiunque. Quindi stiamo parlando della sanità, e quindi stiamo parlando di uno dei temi più importanti della vita di un essere umano, certo. No? Che lo dovrebbero salvaguardare, non soltanto sotto il profilo della salute fisica, ma anche della salute mentale, psichica, sociale, addirittura morale. Invece noi non siamo più in grado di garantire quel poco, no? di assistenza, come ti voglio dire, di cure primarie, laddove anche una madre, una giovane madre, magari... Tu ne sei, diciamo, penso che ne sei totalmente... partecipe, perché se anche sono una giovane donna, una mamma, una figlia di 25 anni, un ragazzo di 14, quindi vivo nella mia quotidianità questi problemi, li conosco e so quanto sia importante doversi, come dire, affidare nel momento di bisogno, no? Quando tu hai un problema di salute, o anche il momento del parto, no? Che è comunque un momento sempre abbastanza difficile. Io lo definisco intimo. Intimo, diciamo. Sicuramente, ma è comunque importante che tu ti senta rassicurato, certo. All'interno della struttura alla quale ti rivolgi, certo. No? Quindi di tutto l'apparato che all'interno si deve prendere cura di te. È fondamentale, perché lì non ci sono più distinzioni tra di noi, no? Puoi essere povero, ricco, bello, brutto, intelligente, meno intelligente, però lì hai bisogno di essere preso tra le braccia e curato. Tengo a sottolineare anche questo punto che tu dici, che non fa distinzione. Questo qui lo sancisce un altro articolo della Costituzione, certo. Dove dice che noi, anche le persone meno abbiette, devono avere le cure essenziali senza guardare nessun... Costo, senza guardare se uno è ricco e povero, se è amministratore, se... Chiunque. Senza nessuna corsia preferenziale, ma semplicemente con la corsia preferenziale dell'essere umano. Certo. Siamo esseri umani e come tali abbiamo tutti la nostra dignità e il nostro diritto alla salute, e io direi, oltre che alla salute, alla felicità, certo. Ad essere persone che vivono... Hai toccato veramente un tasto che io della politica lo sento dire abbastanza... non l'ho mai sentito dire. Diciamo, è la felicità, secondo me, è il motore della vita. Certo. A un certo punto, okay, ho capito, lavoriamo, ci glorifichiamo, facciamo tutto, come si dice, un percorso per fare una professione, arriviamo a questa professione, siamo, nonostante possiamo avere tutti i soldi possibili e immaginabili, siamo infelici, siamo delusi, siamo demotivati, siamo depressi. Diciamo, il vero scopo della vita... Secondo me è la parola che hai detto, è cercare la felicità, certo, nelle piccole certo. cose. Sì. E la felicità nasce anche da un benessere collettivo, perché stare bene da soli non è un bel livello di felicità. Io ricordo un monologo dove diceva, come fai a stare bene dentro, diciamo alle tue mura, che magari hai la casa più bella del certo. mondo e fuori vedi un qualcosa di brutto, degradante, e magari il tuo vicino sta anche male economicamente, sta certo. male di salute, certo. di tutto. Come fai a essere bene vedendo questa realtà? Vedi, questi sono concetti molto belli, molto alti, che vanno recuperati nella nostra società, cioè i nostri giovani in particolare, i bambini, dobbiamo riniettare dentro di loro questo germe positivo della possibilità di essere felice, e lo si è a condizione che ciascuno abbia la capacità e la possibilità di affermare se stesso, la propria identità, però nel rispetto dell'altro, certo. Quindi riconoscendosi all'interno di una comunità dove c'è una progettualità comune, dove le cose
vengono, come devo dire, programmate dalla politica in modo particolare, perché ha questo dovere istituzionale, in modo tale che ci sia una ricaduta sul bene comune la più ampia possibile, che colpisca i più, diciamo, no? E che la si finisca con questa politica settaria di interessi di parte o addirittura di soggetti singoli, ma che si riprenda il ruolo fondamentale che la politica ha di proiezione verso il bene comune, perché il bene comune è felicità. Poi voglio spezzare un'altra lancia, no? Siccome ho visto un altro video su una ragazza che gli è stato praticato un aborto salino, però nonostante il tipo di aborto che ha fatto la madre, ha avuto la forza di nascere. Ha delle, cioè, memorazioni, qualche handicap, però è una ragazza che mi ha fatto capire tanto nella vita. Forse l'ho sentita anche in televisione, una sua intervista. Sì. Sai che cosa mi ha fatto capire? Mi ha fatto capire che non c'è quel concetto di forti, io sono forte, tu sei debole, quindi io sono forte e ho diritto alla vita, o ho diritto a essere felice, e tu sei debole, non hai diritto alla vita, o devi... Io rinunciare. Quello che voglio, il messaggio forte che mi è arrivato, diciamo, o sono il primo, il più bravo, o sono l'ultimo, devo avere uguale dignità. Soprattutto. Diciamo, è un, per me è una cosa, la dignità non si deve... Non si deve togliere a nessuno. Cosa ne pensi in merito? Penso che questo che tu stai dicendo sia sacrosanto e che attraverso questa battaglia che stiamo conducendo proprio sul TIN, sul centro trasfusionale, non facciamo altro che affermare questi principi indirettamente, perché ci stiamo occupando di due settori del nostro ospedale che sono in crisi e che stanno vivendo un momento di grave difficoltà, con forti ricadute non solo sui pazienti, diciamo, no? Ma anche sul personale medico e paramedico, certo, che fa grandi sforzi per garantire, certo, per garantire assistenza ai pazienti. Quindi la nostra è una battaglia che va in questa direzione, l'affermazione di questo principio di uguaglianza, di felicità, di rispetto dell'essere umano. È anche vero che dobbiamo cambiare atteggiamento, però, culturalmente appunto e quindi politicamente. Dobbiamo recuperare questi valori cardinali, sì, dobbiamo rimettere al centro della nostra attività politica e dobbiamo essere però ciascuno di noi autocritici. E se, anche uno solo si è accorto di aver fatto un errore, lo deve riparare. Prendersi la, sì, la responsabilità dell'errore. Capito? E dire, così si cresce e si, sì, va avanti. Sì, caro, perché altrimenti se ciascuno di noi continua a ragionare in maniera egoistica, dice tanto speriamo che io me la cavo, no? A discapito di tutta la collettività, se ne ha soltanto un detrimento, diciamo, del vantaggio sociale. Se tutto avviene a detrimento dell'utilità sociale e del progresso sociale di una comunità, piano piano la comunità si sgretola e, come potete ben vedere, come possiamo ben vedere, si frantuma anche sotto quei baluardi che sono per esempio la sanità, che devono garantire tutti, perché chiunque di noi si può trovare nelle condizioni di avere bisogno del team del centro trasfusionale. Quindi la nostra è una battaglia sicuramente non di campanile in questo caso, o esclusivamente di campanile, è una battaglia di umanità, la definirei io, è una battaglia anche di legalità ed è anche una battaglia di campanile. In quale senso? Nel senso che l'ospedale di Lamezia Terme, per la sua collocazione, è fuori di dubbio l'ospedale più baricentrico di tutta la regione. Ma non solamente baricentrico come distanze, ma anche a livello di vie di fughe, morfologico, capito? Perché come passiamo di fuga dal mare, quota mare, livello medio del mare, a 1000 metri di montagna in 20 diciamo minuti. Che noi abbiamo questa centralità che non può più essere soltanto una parola vuota, ma deve essere riempita di contenuti, e i contenuti alcuni già ci sono, perché alcune nostre strutture, unità operative nel nostro ospedale, sono strutture storiche che hanno lavorato negli anni con serietà, con professionalità, ma che per una amara storia politica, perché così la dobbiamo definire, sono state svuotate queste strutture, sono state piano piano svestite, diciamo, delle loro funzioni, della loro efficienza e della loro capacità di dare risposte sicure ai pazienti. Quindi noi dobbiamo recuperare politicamente la capacità di pianificare tutte le questioni che riguardano la collettività in maniera seria e oggettiva. E dobbiamo, laddove la decisione ha questi connotati, oggettiva, e che ha ricadute sociali ampie, applicarle senza condizionamenti, senza i soliti compromessi della politica. E se la politica uscisse una volta per tutte dalla sanità, a mio avviso sarebbe già una grande vittoria, perché questi sono temi che vanno gestiti
quasi esclusivamente da tecnici, perché sono molto delicati, richiedono conoscenze e competenze specifiche e non possono essere oggetto di improvvisazione. Secondo me la politica su questi temi può soltanto dare le direttive generali. Deve fare un passo indietro. Deve fare un passo, no, molti passi indietro, e deve fermarsi soltanto nel dare direttive di carattere generale, diciamo nel definire le macro guida, ma dopodiché devono essere i medici, le persone competenti, i tecnici, le voci da ascoltare. Certo. E poi ti volevo dire un'altra cosa, magari diciamo siamo entrambi giovani, no? E insomma, io posso essere tua madre. Ma non lo, però ti devo dire la verità, non lo dimostro. Diciamo, me l'hai messo. Abbiamo lo spirito giovane. Me l'hai ammesso, però non lo dimostri. Diciamo, uno che ti vede, non dubito che se ne accorge. Diciamo, siccome ti ho di fronte, vorrei se potessi mandare un messaggio ai giovani al fine di, non lo so, di farli aprire, dargli un pochettino di sicurezza che hanno perduto, fagli capire che loro hanno il futuro nelle mani, fagli capire che loro hanno la professionalità che 50 anni fa i nostri padri hanno fatto quello che hanno fatto, però non avevano tutta la professionalità, tutta la conoscenza e tutto quello che oggi abbiamo a disposizione, tutti i mezzi. Manda questo messaggio. Loro sicuramente, allora i giovani oggi sicuramente vivono in un contesto sociale che ha tanti vantaggi, che presenta tanti vantaggi, ma penso per esempio al mondo della comunicazione, dell'informatizzazione, questi sono secondo me, come dire, volani proprio, no? di progresso, di conoscenza, e quindi sono aspetti che decenni fa non esistevano, e quindi loro di sicuro, i giovanissimi, si possono avvantaggiare di questi strumenti. Però è anche vero che questa società li ha molto appiattiti, diciamo così, li ha molto omologati, e quindi c'è poco spirito di iniziativa, ecco, quello che invece io ho apprezzato molto in te, perché loro hanno bisogno secondo me di riconquistare questa voglia, sì, questa voglia di dire la propria, capito, di venire fuori e di affermarsi. Ma sotto qualunque aspetto, io penso per esempio alla contestazione, no? Che è quella che quando si è molto giovani è la forma così più, più creativa, no? Una contestazione costruttiva. Sì, cioè, però diciamo che è una forma creativa. Sì. Tu pensi che ormai anche la contestazione in questo paese si è ridotta tantissimo. Diciamo, se hai notato, il mio metodo di agire non è contestare, no, assolutamente, ma essere propositivo. Ma io sto dicendo proprio il contraltare, dove c'è la medaglia, che anche laddove manca una contestazione, voglio dire, un po' più euforica, no? Comunque è un segnale negativo, e ti dico perché. Perché c'è una sorta di rinuncia, capito? All'affermare un ideale. Allora, questo dobbiamo, secondo me, scardinare questo sistema, questa chiusura nei giovani. Dobbiamo invece dargli nuovamente la chiave di quel lucchetto che apre quale sensazione? Quella che le cose si possono cambiare, certo. Perché loro, se non protestano, perché ormai sono così rassegnati e pensano che le cose non si possano più cambiare. Io invece vorrei consegnargli la chiave di questo lucchetto che scardina questo pensiero negativo e ne apre invece uno positivo, che è quello che le cose si possono cambiare, devono cambiare, che loro hanno una responsabilità fondamentale. Perché io personalmente, che sono una donna insomma ormai adulta, con dei figli grandi, la mia parte l'ho fatta, bene, male, ma l'ho fatta. Certo. Oggi e questo penso è che sei la dimostrazione della tua giovinezza, permettimi se sì. lo aggiungo, è la dimostrazione che tu da giovane ti sei battuta, sì, e se oggi ti trovi battuta. Qui perché sì. nella tua giovinezza hai fatto un qualcosa, hai fatto un percorso che ti ha portato e non hai mai buttato l'animo sei portata dall'altra parte. Se oggi sei qui significa che oggi ci credi ancora tuttora, certo, come ci credevi vent'anni fa. Certo, sbaglio? Certo, no, non sbaglio affatto, e vorrei che i giovanissimi, i giovani, insomma questa generazione. Ecco, per questo ti ho chiesto di mandare proprio questo messaggio forte, perché sì. sei la testimonianza fatta persona di questa, di questa, di questo mio pensiero, diciamo, l'ho sempre coltivato. Pensiero, di questa proporzione, diciamo, di questo messaggio che vorrei mandare ai giovani, che non si devono spegnere, di lottare per la propria individualità. Assolutamente, per l'affermazione innanzitutto di se stessi, di questi valori che abbiamo enunciato prima, e che insieme sicuramente, creando coesione sociale e condividendo questi percorsi,
non è difficile cambiare le cose, non è impossibile, diciamo. Certo, richiede molto impegno, basta, e su questo punto, sotto questo profilo, i giovani sono un po', diciamo, non tutti sono molto predisposti al sacrificio. Secondo capito? Me sai che cosa c'è? Un po' una spinta in più. Il fatto di che magari fanno delle proposte, loro vengono snobbati subito, quindi di un certo punto di vista è come se loro non credessero loro stessi. Diciamo, dobbiamo mandare forte il messaggio, ok, anche se tu stai lavorando, se magari fai tirocinio, non ti danno non ti un centesimo, non ti preoccupare, tu vali più dei soldi, certo. Vali, io ci sono passato perché ho fatto anche io tirocinio e so che cosa significa, e so l'animo e l'autostima come te la buttano giù, ma vi dico che questo qui, se lo prendete come una sfida per andare avanti, per crescere, avrete i vostri frutti sicuramente. E io oggi sono la persona che sono perché ho avuto tante avversità nella vita e non mi sono mai tirato indietro ad affrontarle. Io ogni problema che capita non mi piango addosso, lo affronto, perché se ti piangi addosso l'amplifichi solo il tuo problema sicuramente. E poi la forza dello stare insieme, no? Quello che stavo dicendo prima, al di là, diciamo, della spinta personale, quindi di questa voglia di riscatto personale, ci deve essere anche questa nuova, questo ritrovato senso di comunità. Dobbiamo imparare nuovamente a stare insieme, e stare insieme è anche questo, è un passaggio difficile, perché stare insieme significa avere rispetto dell'altro, comprensione, rispetto, come dire, arginare le proprie aspirazioni quando sono troppo forti e vanno contro l'altro. Io dico sempre una cosa, una frase che dico sempre ai miei figli: cercate di costruire la vostra strada senza gettare le macerie sulle strade degli altri. Sì. Ma costruite la vostra strada in maniera lineare, coerente, rispettosa del mondo, dell'ambiente, di tutto quello che la natura poi ci ha dato, no? Perché fondamentalmente se rispetti l'altro, l'essere umano, devi rispettare anche la natura, certo, che è espressione di Dio. Diciamo, se rispetti quindi l'altro, indirettamente stai rispettando te stesso, certo, perché provi amore. E quindi questi stesso principi, secondo me, possono sicuramente debbono essere ripresi, recuperati, e nelle famiglie, concedo alle famiglie, diciamo, che sono questa prima cellula della società, riconfermati, no? Quasi una nuova comunione all'interno delle famiglie, no? Dove le famiglie dovrebbero, secondo me, perché poi abbiamo un po' smarrito anche questo senso, no? Molto individualismo, molto egoismo ci ha divisi anche all'interno delle famiglie. Quindi ricominciamo a recuperare sì, la nostra armonia familiare, la nostra capacità quindi di costruire processi sociali, processi collettivi, dove le persone insieme riescono a modificare la realtà. Sì. E poi quello che ti volevo dire, non lo so se l'hai mai sentito, è il fatto che se una persona sta da sola e non ha tipo un tocco umano in questo contatto, modo, può anche morire. Sicuramente, io sono sicura che si muore da sole. Quindi a un certo punto, perché dobbiamo costernarci di odio quando il vero scopo della vita è l'amore? È la felicità. È l'amore universale. Certo. Cioè l'amore non è inteso tra uomo e donna, ma l'amore è inteso come sentimento che va verso l'altra persona, certo, o che sia uomo o che sia donna. Che si può esprimere in tanti modi, no? Con un gesto di solidarietà, con un gesto frase, di carità, con una faccia, certo, con un ma abbraccio, anche con un atteggiamento di compassione, no? Nei confronti magari di chi ha un problema, di chi sta attraversando un momento magari difficile. Magari tante volte ci sono serve tanti modi, anche solamente la presenza. Certo. Diciamo, sapere anche che quelle persone ti pensano. A volte anche il silenzio, la presenza accompagnata dal silenzio, no? Perché a volte le parole sono molto spesso fuori luogo di fronte a situazioni difficili. A volte anche la presenza con un bel sorriso, magari, dove fai capire: guarda che io ci sono, ti voglio bene, è importante. Comunque, mi ha fatto piacere, grazie, che hai condiviso con noi la tua grande umanità. E me ne sono accorto dalla prima volta che ti ho visto, te lo devo dire, lo sai. Che la stima che nutro dalle prime volte che ti ho visto. Ti ringrazio, caro. Ti ringrazio. La stima. Ti ringrazio. Buon lavoro. Tante grazie. A me stessi. Grazie.